Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi la mia esperienza e alcuni piccoli consigli per quanto riguarda i regali. Come scelgo infatti il regalo perfetto? Innanzitutto parto da un principio base, che la qualità è sempre meglio della quantità, quindi piuttosto che fare due o tre cose abbastanza scadenti, prese un po' a casaccio, mi focalizzo su una cosa in particolare e dedico tutte le mie energie e le mie forze in quel preciso regalo. Ciò non significa necessariamente spendere tanti soldi per una cosa, di marca o di valore, ma scegliere attentamente una cosa che possa piacere, possa far felice o anche solo sorridere e impegnarmi al massimo per presentare al meglio questo pacco, quindi, cercare la carta regalo perfetta, magari con una stampa che so che può piacere o di un colore particolare, sbirluccicante, e un biglietto regalo che secondo me è parte fondamentale del regalo, in cui magari mi impegno a scrivere qualcosa, magari stampo un'immagine di un animale che so che può piacere, oppure stampo un'immagine a Polaroid di noi due o di un paesaggio, di qualche cosa comunque inerente al regalo. Ci sono mille svariate possibilità in questo senso. Quando devo fare un regalo a una persona che conosco abbastanza, non ci sono tanti dubbi al riguardo. Mi butto su una cosa che sono sicura gli possa piacere. Che ne so, è appassionato del tè, magari gli faccio una confezione di tè pregiato piuttosto che un'avvolgitazza o una teiera carina, particolare, un infusore carino. O io sono anche quel tipo di persona che ascolta tanto la gente, quindi durante l'anno, tutte le volte che capita: "Ah, mi piacerebbe tanto quello, ah, mi piace tantissimo quello", io poi immagazzino e quando è ora di fare il regalo poi mi ricordo questi piccoli frangenti. So che magari non tutti ci fanno caso, però potrebbe essere un'idea anche ripensare a che cosa aveva desiderato tanto quella persona che conoscete e cercare magari di regalargliela, o se non proprio quella precisa cosa che magari è troppo costosa, qualcosa di simile o alternativo. Io punto tantissimo sull'originalità. Se non è tanto originale il regalo in sé, cerco sempre di fare la confezione da me, non perché io sia particolarmente brava, ma perché dà secondo me quel tocco in più al regalo. Quando un regalo è incartato a mano, secondo me si vede ed ha un plus, e il biglietto appunto lo faccio sempre io, e a volte mi piace inserire o un origami o una piccola creazione fatta da me. Cerco comunque di escogitare qualche cosa che possa impreziosire ulteriormente e rendere unico e speciale quel regalo. Se non siete amanti del fai da te o non vi riesce bene a fare qualche cosa a mano, non vi preoccupate, perché ci sono tantissimi mercatini durante l'anno, quindi potete magari andare a un mercatino se vi capita nella vostra zona e trovare qualche oggetto fatto a mano, quindi unico, particolare, piuttosto che andare su Etsy, dove ci sono tantissimi negozi anche italiani, non soltanto esteri, su cui magari è un po' difficile acquistare in questo periodo perché c'è sempre il rischio che non arrivi in tempo per Natale, però ci sono anche tanti negozi italiani che creano tante cosine carine, quindi magari potete dare una sbirciata anche su Etsy. Quando si tratta di regalare fumetti o libri, io cerco sempre di regalare qualche cosa che ho letto o che conosco, o qualcosa di un autore, un genere particolare che piace molto alla persona a cui lo regalerò. Questo semplicemente perché non mi piace regalare qualcosa che non conosco, perché sono molto alte le possibilità che possa non piacere alla persona a cui lo regalo, e soprattutto perché se è qualcosa che conosciamo entrambe o entrambi, possiamo comunque parlarne, quindi il regalo non finisce nel momento in cui viene scartato, ma continua ad essere una cosa preziosa. E poi secondo me, regalando qualche cosa che non si conosce veramente, si crea anche un certo distacco fra la persona e il regalo in sé. Quindi preferisco sempre informarmi bene sul fumetto o sul libro che intendo regalare e sui gusti ovviamente della persona a cui intendo regalarlo. Se è una persona che magari ha dei gusti molto svariati, non ha un genere che predilige o un autore preferito, punto subito su qualche cosa che ho letto, che mi ha emozionato particolarmente, che mi è piaciuto tanto e che magari contiene un messaggio o una sensazione particolare che vorrei regalare assieme a quel libro o a quel fumetto alla persona. Quando si tratta di fare il regalo invece a una persona che conosco ma non troppo, di cui non conosco benissimo i gusti, quello che faccio è semplicissimo, punto essenzialmente su tre cose:
La prima è molto semplice, diffusissima, ovvero Amazon. Utilizzo tantissimo le wishlist di Amazon, infatti non solo voi potete creare una vostra lista dei desideri su Amazon, ma potete anche salvare le liste dei desideri dei vostri amici, inserendo semplicemente l'email dei vostri amici, appunto, oppure facendovi mandare il link a tale lista dei desideri. La trovo una cosa utilissima e una manna dal cielo, perché ci permette innanzitutto di vedere quali sono bene o male i gusti di questa persona, quindi vedere che cosa è inserito nella lista dei desideri può aiutare tantissimo a vedere che genere di libri gli piace, che genere di film predilige, che oggetti vorrebbe avere ma non ne ha avuto ancora l'opportunità, e quindi permette innanzitutto di indagare un po' meglio i gusti del nostro amico. Ma poi una cosa che penso sia fantastica è che è possibile regalare un oggetto della lista desideri direttamente a suddetta persona, senza necessariamente avere l'indirizzo di questa persona, che per me è formidabile, soprattutto perché ho diversi amici che ho conosciuto attraverso su YouTube e non ho l'indirizzo fisico di casa loro, e chiederglielo a volte può magari non lo so, essere insidioso. Non vorrei mai dar fastidio, sembrare una stalker o qualcosa del genere, quindi quando ho la loro lista desideri, che spesso inseriscono nella descrizione dei loro video, clicco sulla lista desideri, magari scelgo un libro piuttosto che un film, una pop, un qualsiasi cosa, c'è l'opzione invia al destinatario, che ha salvato appunto l'indirizzo e non è visibile agli utenti, però in questo modo è possibile regalare qualcosa anche a qualcuno di cui non si conosce l'indirizzo, quindi la trovo veramente formidabile come cosa. E poi sono praticamente certa che il regalo fatto piaccia, perché voglio dire, tu l'hai inserito nella tua lista desideri, come fa a non piacerti? Quindi è doppiamente utile per questo. Io faccio regali per lo più ad amiche, gli unici uomini a cui faccio regali sono mio babbo e il mio moroso, quindi da qui in poi magari i consigli si restringono un po' di più ad un pubblico femminile, però spero che possano essere comunque utili. Un altro posto in cui vado praticamente sempre sul sicuro è Oysho, da dove prendo i calzini. Per la collezione natalizia, infatti, hanno sempre dei calzini antiscivolo o caldi bellissimi, con delle stampe natalizie piuttosto che con degli animali. Sono sempre molto particolari, molto belli, e poi insomma tutti noi usiamo dei calzini, d'inverno fa freddo, quindi è utile avere un paio di calzini anche per stare in casa, e lo trovo un gesto semplice però allo stesso tempo molto carino e particolare. Oppure a me piace tantissimo regalare qualcosa da Lush alle mie amiche, che sia un sapone piuttosto che un doccia schiuma. Non è necessario in questo caso sapere esattamente il tipo di pelle che ha una persona, perché non necessariamente dobbiamo regalargli una crema, una maschera per il viso. Ci sono tantissimi altri prodotti che possono essere utilizzati da chiunque, come appunto i gel doccia, che a me piacciono da impazzire. E poi nel periodo natalizio ci sono tante edizioni limitate di Natale, anche delle confezioni regalo molto carine, che contengono magari più prodotti, come ad esempio i saponi, gel doccia, crema per le mani piuttosto che per i piedi. Insomma, ci sono veramente tantissime cose. E un'altra cosa carina, secondo me, è che si possono scegliere magari un paio di cose che pensate possano piacere a questa persona e impacchettarle con il furoshiki. Avevo fatto tempo fa due video su come utilizzare il furoshiki, quindi ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Praticamente si tratta di un pezzo di tessuto con cui è possibile avvolgere e quindi impacchettare i prodotti. Li vendono da Lush, vi fanno la confezione. Penso che sia una confezione regalo molto originale, molto carina. Soprattutto in questo caso la carta utilizzata può essere riutilizzata dalla persona che riceve il regalo per avvolgere altre cose, piuttosto che utilizzarlo come centrino da tavola o appenderlo in camera. Insomma, ci sono svariati modi per utilizzare un furoshiki. Un'altra cosa che mi piace fare quando ci sono degli spazi vuoti nei pacchi, mi piace riempire appunto questi spazi con caramelle o cioccolatini natalizi, piuttosto che bastoncini di zucchero. Io sono un amante delle cose dolci, quindi a me fa sempre piacere ricevere delle caramelle o dei cioccolatini o qualche cosa che posso appendere all'albero, qualcosa sia di natalizio che non necessariamente tale. Penso che rendano il pacco più casereccio, più intimo e anche più vivace e simpatico, non lo so. Se
conoscete una persona a cui piacciono particolarmente le caramelle o i dolci in generale, magari potete puntare anche su quello, fare una parte di regalo fisica e un'altra parte invece più golosa. Oppure, se non gli piacciono le caramelle, inserire delle bustine di tè o di tisane. Spesso in alcuni negozi danno dei campioncini di tisane, oppure potete comprare una confezione e magari mettere qualche bustina appunto di tè o di cioccolata calda. Sono piccole cose semplici che però secondo me arricchiscono il regalo. E poi diciamocelo, con questo freddo ci si deve scaldare in qualche modo, quindi cibo, tè fanno sempre bene. E questo è il modo in cui io scelgo il regalo perfetto. Spero che questi piccoli consigli, questa esperienza personale possa magari esservi utile, darvi qualche spunto in più. Nel caso vi lascio qua sotto in descrizione una lista dei video che ho fatto a tema natalizio, in cui trovate dei video tutorial su come creare delle decorazioni ad esempio per la camera, piuttosto che dei regali fai da te. C'è anche un cuscino a forma di pinguino che è morbidissimo, infatti adesso voglio tirarlo fuori e metterlo sul letto, perché se non lo metto adesso che si avvicina a Natale, quando lo utilizzo. E ho fatto anche un video su una decorazione natalizia che quindi potete realizzare, magari agganciare ad un pacco regalo, piuttosto che semplicemente farlo per voi e metterlo sull'albero. Insomma, ci sono un po' di cose carine che ho già fatto qua sul canale a tema natalizio, quindi nel caso ve le lascio qua sotto in descrizione. Spero di nuovo che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!